Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, la stagione non è ancora iniziata, quindi non siamo ancora nel periodo estivo oppure da stare fuori, non ci speriamo troppo, però oggi è una giornata troppo bella per registrare in casa con tutte le luci. Quindi, Bliss in Box del mese di aprile, eccola qui. Allora, intanto che la apro perché l'ho proprio appena scattata, solo per le foto, vi devo dire che il prezzo è di 16,90 euro a box. Ci sono 5 euro di sconto sulla prima box e noi andiamo ad aprirla. Questa è la Bloom, quindi quella dedicata alla primavera, immagino. Eccolo qua, ormai sono preparata, quindi QR code da scaricare ed eccoci qua. L'apriamo e vediamo un po' cosa contiene. Eccola qua. Allora, partiamo da una parte e andiamo all'altra. Vediamo un po'. Dunque, sono pronta. Partiamo da questo perché lo conosco. Questo è il Kerastase Nutritive Mask Intense. È una maschera per i capelli. Questo è un travel size da 75 ml, comunque quindi una bella confezione. Ed è una maschera che mi piace. Mi piace molto, non appesantisce i capelli, allo stesso tempo li ripara bene, soprattutto le punte. Mi piace molto ed 18 euro, quindi già il prezzuccio. Poi vediamo un po', andiamo avanti, anche questa la conosco e mi piace. Nuxe Crème Fraîche de Beauté, anche questo è un travel size. Dice di essere un 3 in 1, crema idratante 48 ore, latte struccante, maschera rimpolpante. Per me è un'ottima crema idratante, e le altre funzioni, il latte struccante no, almeno che non abbiate solo un po' di fondotinta, e la maschera, beh sì, applicandone un bello strato, poi rimuovendola, però penso che come crema idratante sia davvero valida, ed è 15 ml, 3 euro, anche questo è un travel, però è una buona crema. Adesso andiamo qua, perché questi invece non so cosa sia. Elastico crunchy, oltretutto nei toni pastello, che ci piace. E a me piacciono i crunchy, ma piacciono i crunchy, vedete, ne ho uno qua perché li tengo come braccialetto ed nello stesso tempo quando mi serve lo ho portato di mano per legare i capelli e non strappano. Sono carini ed è 2 euro senza marchio, quindi sarà proprio della Blissim, ma è carino, non ha il rotolino dentro, quindi ha proprio l'elastico dentro. Poi andiamo con questo, che l'ho visto il marchio ma non ho mai provato. Respire, deodorante roll-on efficacia 24 ore, 98% d'origine naturale ai fiori di cotone. Questo è un 15 ml, io ho già sentito parlare di questo marchio ma non l'avevo mai provato. È un mini deodorante, sì, effettivamente è un travel size, ma è carino, è piccolino, anche da portare in borsetta, nella cassetto da scrivania. È carino. E questo è 4 euro. E a questo punto veniamo all'ultimo prodotto che è imballato. Quindi Lotti London Power File Metallic Shadow. 2 grammi, quindi è un full size, è un ombretto metallizzato, ok, colore un passed. Andiamo a vedere, questo è un full size da 8 euro, 2 grammi, oddio, particolare, aspettate, cioè ha questo per pressare? Ah sì, non è un ombretto, è tipo una polvere libera che va pressata, vediamo un po'. Ok, occhio al fallout, però mi sembra carino, super pigmentato, guardate qua. Ok, da provare, però mi ispira, può ispirarmi. Attenzione al fallout. È curiosa questa cosa che quindi va pressato in modo che resti sempre polvere pressata. Furbino. Ok, quindi questa era tutta la box e noi facciamo un recap. E abbiamo ombretto di Lotti London,
deodorante roll-on respira, elastico per i capelli, poi abbiamo la crema di Lanux ed la maschera per i capelli di Kérastase. 16,90 euro la box, abbiamo un valore di circa 35 euro. Non ha un grandissimo sbilancio prezzo-valore, però sono prodotti che provo sicuramente, che sono curiosa. Ok, a questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate, quali vi incuriosiscono, quali vi sono piaciuti di più, ed io con questo breve, breve, breve video vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!